Cari telespettatori, come ogni settimana, grazie della vostra presenza al nostro rotocalco Fatti e Commenti. Con noi, come sempre, Gaetano Alaimo, direttore di Newtusha. Buonasera Stefano, un saluto a tutti i telespettatori a casa. Bene, e abbiamo con noi poi in studio la dottoressa Valentina Berneschi, con la quale parleremo appunto di cultura e di turismo della nostra Tuscia Viterbese, ma abbiamo in collegamento diretto con noi l'avvocato Stefano Calcagnini, segretario cittadino del Partito Democratico di Viterbo. Buonasera Calcagnini. Buonasera a voi e ai vostri telespettatori. Grazie. Ecco, allora la prima domanda a Stefano Calcagnini, Gaetano, a te. Grazie Stefano, l'altro Stefano, il signor Calcagnini, una domanda un po' scontata. Ci sono stati 2 giorni di incontro con Missione Possibile, era un po' un titolo provocatorio, anche simpatico allo stesso momento, e il giorno precedente un tavolo di confronto sui temi dello sviluppo e su altri. Una sintesi breve, appunto, una sintesi di questi 3 giorni e soprattutto qual è il messaggio per lo sviluppo della provincia di Viterbo? Sappiamo che la trasversale è stato uno dei temi ovviamente più dibattuti. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra attenzione. Posso soltanto confermare che sono stati 3 giorni particolarmente intensi, particolarmente importanti, che hanno visto, che hanno registrato la presenza delle massime istituzioni nazionali, regionali e locali, che con la loro partecipazione hanno inteso appunto contribuire al nostro convegno, consentendogli quindi per il secondo anno consecutivo di riscuotere successo e visibilità. Sono stati 3 giorni, dicevo in precedenza, particolarmente densi. Penso per esempio al dibattito sulla funzione pubblica con il ministro Madia, al dibattito sulle infrastrutture con il ministro delle infrastrutture e particolarmente vivace, direi, il convegno, il dibattito sulla riforma della buona scuola alla presenza del responsabile nazionale Francesca Puglisi. Ma la cosa che più ci tengo a sottolineare, che ci ha riempito di grande soddisfazione, perché è stata anche per noi una scommessa, e aggiungo una scommessa vinta, è stata la giornata che ha preceduto la 2 giorni dei convegni, cioè il giorno 17 settembre. Dove abbiamo organizzato dei tavoli di lavoro sul modello della Leopolda di Firenze. Firenze, dei tavoli che hanno visto una partecipazione veramente massiccia. E con questa iniziativa che abbiamo intenzione di ripetere anche negli anni successivi, negli anni che verranno, abbiamo consentito ai nostri iscritti e ai nostri partecipanti l'opportunità di confrontarsi in modo proficuo e dialettico su temi concreti. Siamo convinti che anche in questo modo, quindi proprio attraverso l'incontro tra soggetti portatori diversi, perché erano presenti rappresentanti del mondo politico, del mondo economico, del mondo sociale. Aggiungo che erano presenti anche persone che tradizionalmente non votano per il Partito Democratico. In questo modo si comincia a cambiare davvero verso. Ascolti, solo una specifica di questa prima domanda e poi sarà Stefano a fare la prossima. Il tema della trasversale è stato, come dicevo prima, il tema principale, ci sono state varie prese di posizioni e è concreto l'interesse, non è concreto, ci sono i soldi o non ci sono. Potete come PD, partito principale di governo, dare una risposta perlomeno ufficiosa a questa domanda? Allora, siamo tutti consapevoli che il momento che stiamo vivendo è un momento difficile per l'economia in generale, quindi prendere impegni che poi non è possibile rispettare credo che non sia corretto nei confronti dei cittadini e degli elettori. Sono convinto però che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, saprà, grazie anche
alla presenza dei nostri rappresentanti sul territorio, mettere in campo tutte le azioni e tutte le iniziative, tutti gli strumenti che sono necessari per realizzare finalmente questa opera, che è un'opera incompiuta e che può diventare un elemento di grande sviluppo per la nostra città, per la città di Viterbo, ma aggiungo per l'intera provincia di Viterbo. Sì, ecco, avvocato Stefano Calcagnini, un'altra domanda come segretario, diciamo, cittadino di Viterbo. E non è facile, lo sottolineava, avere attorno ad un tavolo, come siete riusciti, ecco, in questi 2 giorni, ministri di rango, consiglieri e assessori regionali, oltre al sindaco di Viterbo e ai vostri rappresentanti appunto nei vari comuni della Tuscia. Ecco, quali sono state le attenzioni maggiori o quello che avete rilevato di attenzione da parte, ecco, dei politici e soprattutto degli amministratori regionali e nazionali riguardo alla Tuscia e la città di Viterbo? Ma le attenzioni sono state molteplici e posso aggiungere che sia per quanto riguarda la trasversale a cui facevamo riferimento in precedenza, ma anche per quanto riguarda proprio lo sviluppo della nostra città con tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, tutte le presenze che ci hanno fatto cosa particolarmente gradita, quindi tutti i rappresentanti nazionali, regionali e anche locali hanno offerto appunto ai presenti in sala l'opportunità che Viterbo non è più una Cenerentola come qualcuno forse ci aveva abituato a pensare, ma è una città ormai che è al centro del dibattito politico e noi con la nostra azione vogliamo continuare ad essere presenti e vogliamo essere da pungolo nei confronti dei nostri amministratori per dare una risposta definitiva a quelle che sono le tante attese della nostra realtà. Bene, noi ringraziamo il segretario cittadino di Viterbo, Stefano Calcagnini, lo inviteremo, saremo contenti di averla poi in studio insieme Grazie a ad voi e altri. spero di essere presto con voi. Grazie, Grazie, grazie e buon buonasera, lavoro. arrivederci. Grazie, arrivederci. Buonasera, eccoci. Allora, dopo questa parentesi importante, appunto, con la quale abbiamo un po' sottolineato questo importante appuntamento, appunto, che ha visto la presenza di ministri a Viterbo, noi passeremo, ecco, con la nostra ospite, che è una collega, adesso poi Gaetano ci presenterà, la dottoressa Valentina Berneschi, parleremo di cultura e di turismo. Ecco, Gaetano, a te una breve presentazione della collega Valentina. Allora, io sicuramente sono contento, è una collega anche nella redazione di newtuscia.it, si occupa di beni culturali e cultura in generale, è già molto conosciuta in ambito provinciale non solo, perché sono anni che si occupa appunto con convegni eccetera di beni culturali e di cultura, quindi non ha bisogno di presentazioni. La domanda, se mi permetti, la faccio io in generale, io gliela farei non essendo specifico nella cultura come sei tu, più Ti di ringrazio. carattere generale. La situazione, sappiamo, nella provincia di Viterbo, anche per i tagli, come in tutta Italia, non è delle più semplici per fare questo tipo di attività. Se ci può fare brevemente un quadro e soprattutto qual è la specifica della provincia di Viterbo in questo settore. Innanzitutto buonasera e grazie dell'invito, sempre molto gradito e poi lavorare con voi è un piacere. Abbiamo scelto un argomento molto particolare e anche molto impegnativo. Il turismo dovrebbe essere il motore, il punto di partenza della nostra economia, ma non soltanto a carattere nazionale, questo lo diciamo spesso, ma soprattutto a carattere provinciale. La Tuscia, siamo abituati a dire, ha un po' di tutto, risorse paesaggistiche, archeologiche, culturali, però in realtà non riesce poi a mettere a frutto tutte queste risorse. I problemi sono molteplici e non sono soltanto problemi a carattere economico, come possiamo pensare.
a volte soprattutto problemi organizzativi e di gestione, e non è un fattore da poco. Noto in diversi punti del territorio, visto che noi siamo anche guide turistiche e quindi lavoriamo un po' ovunque, che alcuni territori fanno più difficoltà a decollare rispetto ad altri, perché forse non riescono a organizzare le proprie risorse. C'è tanto, abbiamo detto c'è troppo, però poi quando arriviamo al dunque non riusciamo a farlo conoscere. Ci sono problemi, sembra una cosa un po' secondaria, ma in realtà non lo è, a volte anche di pulizia dei centri storici. E il turista fa molto caso a questi aspetti. Voi pensate, è come se invitaste a cena, ecco, degli amici, degli ospiti e gli facesse trovare casa totalmente in disordine. Lo fareste mai? Beh, sicuramente non depone bene. Le città hanno lo stesso aspetto agli occhi di chi le visita. Sì, ecco, io la domanda che volevo fare, dato ecco questa specificità e soprattutto questa capacità di sintesi che hai dimostrato, ecco, le peculiarità di Viterbo, l'abbiamo sempre detto, è un nostro cavallo di battaglia, e abbiamo l'archeologia, i borghi storici, le dimore storiche, le strade del sacro e molte altre iniziative come possono essere quello dei prodotti tipici che anche loro fanno cultura. Ecco, una domanda che volevo farti, nell'immediatezza adesso del giubileo abbiamo questa opportunità, quindi sicuramente poi Viterbo è molto ricca di testimonianze religiose, testimonianze legate alla presenza religiosa. Si sta muovendo già qualcosa oppure dovremmo, come bene dicevi, valorizzare quello che è sempre un po' il volontariato o le capacità, ecco, di voi guide sotto l'aspetto organizzativo e soprattutto se esistono già delle strutture che si occuperanno un po' dell'accoglienza e della valorizzazione ecoculturale. Purtroppo quello che ho notato è un po' una tendenza viterbese, anche in questo caso ognuno va un po' per conto suo, non si riesce a fare sistema, che invece per un evento come quello giubilare sarebbe il punto di partenza, e quindi c'è un'associazione che si occupa di un aspetto, l'amministrazione che lavora su un altro campo, però dovremmo in realtà costituire un circuito per poi mettere a frutto il tutto. E come dicevi, giustamente Viterbo è la città del sacro, anzi noto con piacere che quando vengono i turisti chiedono tanto, tanto, ma soprattutto di quello che è l'aspetto della Viterbo papale, che non sempre è così, poi, così conosciuto o diffuso anche da noi del territorio. Si conoscono gli Etruschi, tutti conoscono gli Etruschi, però ecco, sul conclave ancora molto poco, dovremmo fare veramente tanto. Sì, Ma Gaetano. io posso aggiungere una tendenza che noi come giornale di informazione abbiamo, che è quella di fare un'informazione, l'anno e l'abbiamo chiamata scientifica, nel senso che parlare di cultura, c'è stato, parliamo, un'importante iniziativa è stato l'anno degli Etruschi. In realtà, come dice giustamente Valentina, spesso non sanno nemmeno chi erano gli Etruschi moltissimi, molti siti sono abbandonati, quindi l'aspetto scientifico nel senso di dare informazione specializzata di quello di cui si parla, e questa è un po' la tendenza che noi cerchiamo di dare. Quindi una domanda brevissima è appunto questo, cioè come si può raggiungere un maggiore livello qualitativo e soprattutto di informazione scientifica. Quello che sta dicendo Gaetano è importante perché forse è l'aspetto centrale dei problemi che poi riguardano la Tuscia, che purtroppo tutti vogliono fare turismo. Dico purtroppo perché il turismo è come il campo della medicina, come qualsiasi altro campo, ha bisogno di professionisti del settore. Ormai va di moda che chiunque possa improvvisarsi in questo ambito. Il turista lo nota, il turista vede effettivamente quando si affida a chi lo fa di professione e chi lo fa per passione, ma che in realtà ha altre abilitazioni, altri titoli. Sì, ecco, un capitolo importante che sta emergendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, è quello delle città sotterranee. Sappiamo Viterbo, con Viterbo Sotterranea, anche ad Orte c'è stato uno sviluppo molto intenso, molto forte, anche e soprattutto
ha riscosso molto successo. Ecco, dal tuo punto di vista, può avere uno sviluppo particolare questo settore che è quello delle città sotterranee, della visita appunto ai sotterranei di questi borghi? Ne abbiamo 60, e dei 60 appunto delle città della provincia di Viterbo, molte di queste hanno appunto una realtà sotterranea, una città sotterranea. Certamente questo può costituire un business perché noi possiamo passeggiare per la città vera e propria, ma allo stesso tempo c'è una città nella città e quindi è come se avessimo due offerte culturali un po' parallele. Anzi, tra l'altro, proprio questa mattina ho accompagnato alcuni ragazzi delle scuole viterbesi e devo dire che vedendo anche le cantine con gli ambienti della Viterbo sotterranea sono rimasti stupiti e interessati. E questa è una risorsa in più che noi etruschi da un lato possiamo avere, perché questa ricordiamo che è una caratteristica soprattutto dei territori della Tuscia, proprio perché legati alla struttura della città etrusca. Orvieto, Orte, Viterbo sono diverse ormai le città che puntano a questo tipo di turismo che devo dire è molto apprezzato anche dai turisti stranieri. Sì, Ma io un'ultima cosa, mi viene in mente così il gemellaggio che sembra forse, non so se è stato ufficializzato con Avignone. Avignone. Mi sembra dopo si parlava di 40-50 anni, c'è stato un ritorno a un progetto che era dei primi anni 60, se non sbaglio, del comune di Viterbo. Io sono stato ad Avignone diversi anni fa, mi ricordo una situazione turistica già notevolmente maggiore rispetto a Viterbo e un'organizzazione turistica improponibile in questa zona. Dico dei fatti senza voler togliere niente a nessuno. La domanda sempre breve è come finalmente la città dei Papi può fare veramente la città dei Papi in un confronto che poi in realtà Avignone non è una città grandissima, è simile a Viterbo come grandezza. Come dicevo prima, puntare sicuramente sulla promozione. Mi rendo conto che a volte non ci conoscono. Portando in giro soprattutto i turisti, noi ci rendiamo conto di quelli che sono i problemi, le criticità del nostro sistema. E molti casualmente si leggono dei libri, ma non lo scoprono dai nostri siti. Lo scoprono così per ricerche che fanno in modo molto autonomo. Quindi ecco, sicuramente dobbiamo lavorare nel settore pubblicitario, che non è soltanto l'Expo, quello può essere un aspetto, ma c'è tanto altro che ancora dobbiamo fare. La comunicazione, poi voi siete dei grandi comunicatori. Lo sapete fare sicuramente meglio di Troppo me. gentile. Sicuramente. Ecco, un'ultima domanda, lo sottolineavi, hai accompagnato, diciamo, delle scuole, degli istituti alla visita. Il rapporto con la scuola e anche con l'università. L'Università della Tuscia riesce ad essere da volano a valorizzare appunto quello, abbiamo la facoltà di beni culturali, insomma, abbiamo diverse iniziative. E c'è questo contatto con l'Università della Tuscia? Beh, essendo sincera, non proprio, cioè noto che si fa molta differenza tra la città vera e propria e quello che invece è il tessuto culturale, universitario e la formazione accademica, che ancora non riescono ad andare molto di pari passo. Mi auguro che con il corso degli anni, visto che Viterbo ha fatto dei buoni cambiamenti da questo punto di vista, si riesca ancora di più a creare un collante culturale che è fondamentale. Bene, io ho terminato con le domande per motivi proprio di campanilismo a livello provinciale. Ricorderei l'affermazione di Alice Sabatini, che è di Montalto di Castro, è diventata Miss Italia, e per la provincia di Viterbo, sicuramente a livello nazionale, ma anche oltre, sarà una. Parlavamo di promozione, anche quella, anche se non parliamo di cultura in senso stretto, è una buona forma di pubblicità. Anche noi ci associamo alle parole di Gaetano, auguriamo buon lavoro appunto a Valentina e Grazie. ai telespettatori e buona serata e a risentirci, a ritrovarci la settimana prossima. Buonasera. Buonasera.